Eccoci, ci siamo spostati davvero di poco, siamo all'interno della cappella e siamo in compagnia di Suor Giuditta Esselen Juran. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in un luogo particolare perché alle nostre spalle c'è proprio la tomba dove riposa la madre fondatrice. In questa tomba, in questo sepolcro, diciamo, la salma di Suor Maria Crocifissa del Divino Amore giace dal primo centenario della nascita. È dunque anche un luogo importante e di preghiera, di venerazione. Come no, frequentato da tutti, giovani, adulti, genitori, persone diciamo in pena, chi per un motivo e chi per un altro, e devotamente chiedono grazie a Suor Maria Crocifissa del Divino Amore. Avviene oggi come avveniva un tempo, tanti anni fa, quando fu il momento di quel miracolo che ancora oggi viene preso in considerazione. Di che si trattava? Il miracolo è incominciato dal 1975, 2 anni dopo il trapasso di Maria Gargani. L'invocazione è nata da una donna ammalata di tumore, quindi dopo essere stata operata fu deposta con la dichiarazione che sarebbe vissuto soltanto massimo per un mese, aveva di vita. Questo non avvenne però, perché avvenne proprio il contrario. Ecco, lo dobbiamo dire perché qui è importante, è altro che un mese. La miracolata è vissuta dalla guarigione alla morte, che è avvenuta 2 anni fa, che aveva 90-92 anni, diciamo, no? La spiritualità di Maria Gargani passa non solamente naturalmente attraverso il miracolo riconosciuto, ma anche attraverso l'operato. Voi suore, apostole del Sacro Cuore, continuate a portare avanti questa spiritualità nel rapporto con le persone, nell'educazione, nella scuola? Certo, tale e quale, come lei ci ha lasciato come eredità, di continuare questo apostolato, ma anche perché lontano da Gesù e Eucaristia non c'è freschezza, non c'è fede. E ancora oggi leggiamo: tutto posso in colui che mi dà forza, una frase che ancora rimane. E allora grazie a Suor Giuditta che ci ha accompagnato ancora di più all'interno della spiritualità di Maria Gargani, grazie infinite. Grazie a lei che mi ha ascoltato e che ascolteranno. Che e a tutti i nostri telespettatori. E da Napoli è tutto, felice. E come facciamo a non ascoltarvi? Suor Gloria, mi sono sognata Suor Giuditta. Grazie davvero di cuore di aver